Benvenuti a Toscana, Parlamento. Il settimanale di approfondimento sui lavori del Consiglio regionale della Toscana a cura della redazione di Italia 7, in apertura alla manovra di bilancio per il biennio 2024-2026, è stata illustrata in aula dalla maggioranza, così come la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale. La nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale inquadra le previsioni economiche sulla base delle indicazioni fornite da IRPET. Lo ha dichiarato il presidente della commissione affari istituzionali Giacomo Bugliani, illustrando gli atti finanziari che compongono la manovra di bilancio previsionale 2024-2026. Da segnalare un generale rallentamento dei consumi, a cui fa da contraltare l'incremento degli investimenti che determina un incremento del PIL in Toscana e un leggero miglioramento del dato occupazionale. Riguardo al quadro finanziario generale, Bugliani ha evidenziato il tema dell'indebitamento regionale, nel quale si registra una diminuzione di circa 62 milioni. Una manovra che sfiora i 12 miliardi di euro, quella che è al vaglio del Consiglio regionale. Una manovra che risente molto dell'attuale congiuntura economica che è una congiuntura che in Toscana vede una contrazione molto forte dei consumi ma che invece vede un incremento degli investimenti anzi possiamo dire che il prodotto interno lordo della regione sostanzialmente cresce nella misura in cui crescono gli investimenti c'è anche un leggero aumento del tasso occupazionale in una cornice che comunque resta una cornice complessa la regione toscana Vara un bilancio appunto per 12 milioni di euro che in larga parte è costituito. Dal fondo sanitario, come di consueto, che supera i 7 miliardi e mezzo, che ha avuto da una parte un incremento in termini di risorse libere, ma che dall'altra parte ha visto una riduzione sul punto delle risorse vincolate. Tant'è che il saldo delle risorse per eh, la sanità in questo caso prevede un incremento di circa 34 milioni di euro. Da registrare però. La contrazione dei trasferimenti da parte dello Stato delle risorse collegate all'articolo 20 della legge dell'88 dedicata all'edilizia sanitaria. Ci sono quindi una serie di misure di carattere generale che vengono adottate con questo bilancio e che vedono alcuni settori avere incrementi di risorse e altri invece subire delle contrazioni. Oltre alla sanità che aumenta di circa 34 milioni le risorse a disposizione abbiamo anche settori come le politiche del lavoro, le politiche sociali che vedono un incremento di risorse rispettivamente di 55 e di 80 milioni. Anche il settore dei trasporti ha un incremento di quasi 40 eh, milioni di euro, così come si registra un incremento di 23 milioni di euro per il settore delle politiche agricole. Chiaramente ci sono altri contesti, come ad esempio quelli della eh, difesa del suolo, della tutela del territorio, che subiscono invece una contrazione di risorse abbastanza imponente, ma quel che è certo è che comunque la manovra di bilancio sarà nel corso dell'annualità 2024 oggetto di una serie di interventi attraverso una serie di variazioni che potranno andare anche a ridistribuire la disponibilità di risorse nei singoli settori e nelle singole missioni. Ed è stato lungo e aspro il dibattito in aula proprio sul tema del bilancio, in particolare sul capitolo della sanità e sul maxi emendamento legato al payback finanziario che porterà ad un aumento delle tasse. Lungo e acceso il dibattito in Consiglio regionale sul pacchetto finanziario composto dalla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale, alla legge di stabilità 2024, al collegato alla legge di stabilità e al bilancio di previsione finanziario 2024-2026. Tra i temi che hanno scaldato di più quello della sanità, legato al payback che porterà a un aumento delle tasse il Presidente Gianni, come il buon Conte Mascetti del film Amici miei, ha fatto la supercazzola per 20 giorni, non solo al Consiglio regionale ma a tutti i toscani, presentando un bilancio, ma mentre in realtà preparava una manovra fiscale da 200 milioni che andrà a gravare sui redditi da oltre 28 mila euro, da un minimo di 400 a un massimo di 1500 euro. Tutto perché non riesce a controllare insieme alla sua struttura la spesa sanitaria e aggiungo, avendo addirittura riconosciuto a fine novembre al direttore della direzione sanitaria regionale un aumento di 20.000 euro di stipendio. E quindi voi capite bene, questo è un sistema che sta andando in tilt, per il quale naturalmente non solo voteremo contro, ma abbiamo sollevato anche eh, dubbi sulle procedure adottate per la discussione del bilancio stesso. Il nostro giudizio è totalmente negativo, non era assolutamente il momento di aumentare le tasse ai cittadini toscani dopo tutto il periodo pandemico, poi crisi energetica e soprattutto l'alluvione che ancora oggi stiamo attraversando in Toscana. Si vuole far passare il messaggio che si tassano soltanto i redditi sopra 28 mila euro. In verità i redditi sopra 28 mila euro lordi sono tantissimi in Toscana e, soprattutto, pensate a quelle famiglie Monoreddito, magari con uno, due, tre figli a carico, dove una differenza di importo, 3, 4, 500 euro alla fine dell'anno, sono una quantità corposa di soldi che avrebbero sicuramente destinato a, ad altro. Noi non siamo d'accordo sull'aumento delle tasse, il presidente Gianni aveva già aumentato il bollo auto nel 2022, dicendoci che c'era che un problema in sanità. Quindi i problemi in sanità erano conosciuti da tempo, si, poteva valutare appunto altre, si potevano valutare altre strade come quella che noi sosteniamo da tempo, il problema sanitario. La governance non funziona, la sanità in Toscana non funziona, perché vedete si fa passare il messaggio che non si vogliono tagliare servizi, non si vuole tagliare il sistema sanitario, ma il sistema sanitario toscano è al collasso. Intanto occorre dire che è una decisione che abbiamo ponderato a lungo e che certo non facciamo a cuore leggero perché tutti quanti credo eh, avrebbero preferito non gravare sui contribuenti toscani anche se noi abbiamo scelto di chiedere una sorta di contributo di solidarietà alle fasce più alte o medio alte vale a dire eh, chi più ha eh, gli chiediamo uno sforzo per eh, far sì che la sanità toscana, che è una sanità considerata di eccellenza anche eh, dalle indagini ministeriali, possa eventualmente migliorare e non sicuramente regredire. Oggi la sanità toscana offre dei servizi che vanno oltre i livelli essenziali di assistenza. Ma la situazione sul bilancio la vedo molto complicata, noi teniamo ferma la nostra posizione, siamo fortemente contrari all'aumento dell'addizionale IRPEF, ancora di più dopo che abbiamo visto gli atti. Noi ieri chiedevamo che potessero essere non presentati, oggi chiediamo di poterlo ritirare. È veramente irrazionale, inico e ingiusto il fatto... Che le persone che guadagnano da 28.000 euro a 50.000 euro debbano avere un incremento percentuale, maggiore, maggiore rispetto a quelle che guadagnano più di 50.000 euro. Io mi auguro sia un errore, ma siccome non è un errore, perché le carte cantano, sono scritti, dico fermiamoci. Io credo che ci sia tempo per approvare il bilancio anche la prossima settimana. Fermiamoci. Ritiriamo questo atto, mettiamoci a sedere e poi lavoriamo insieme per come trovare queste risorse. Io sono convinto che si possa. Riscuotere un credito nei prossimi quattro mesi è quello che abbiamo come Toscana nei confronti delle case farmaceutiche. Noi voteremo sicuramente contrario all'innalzamento delle tasse perché non riteniamo che ne debbano fare le spese i cittadini toscani di una mala gestione della uh, Giunta regionale. Eh, ci sono tantissimi sprechi che potrebbero essere eliminati, non ci risulta, eh, non vi faccio gli esempi perché sono 15 centimetri di documenti. Eh, Tengo solo a precisare che non si dovrebbe mai eh, dare 15 cm di documenti da controllare in 5 giorni, perché è ovvio che il lavoro viene fatto in modo approssimativo. Eh, comunico soltanto che la eh, Corte dei Conti prende 6 mesi per controllare il bilancio. A noi c'è stato dato eh, 5 giorni. Per quanto riguarda questi 400 milioni di buco che mancano dal... Bilancio della sanità credo che dovrebbero essere evidenziati in bilancio, non ci risulta che sia stato fatto e mi domando come sia possibile perché chiunque legga il bilancio, ammesso che abbia tempo di farlo e voglia, non legge da nessuna parte che mancano 400 milioni, si legge soltanto sui giornali, quindi c'è qualcosa che non torna. Adesso il premio Amerigo Vespucci per l'innovazione è assegnato a nove aziende toscane che si sono distinte nei campi del digitale e dell'innovazione tecnologica e che hanno promosso l'iniziativa giovanile. Sono stati proclamati vincitori del premio Innovazione Toscana 2023 Amerigo Vespucci, istituito con legge regionale promosso dal Consiglio regionale, dalla Confindustria Toscana e organizzato da Digital Innovation Hub Toscana. L'obiettivo è quello di sostenere e valorizzare la ricerca e l'innovazione tecnologica, digitale e sostenibile delle imprese toscane, promuovendo l'iniziativa giovanile e il potenziale innovativo del territorio. Il riconoscimento giunto alla sua sesta edizione quest'anno si arricchisce grazie alla nuova sezione Welfare e Parità di genere e conferma il premio speciale Giovani. Nove le aziende premiate nel corso della cerimonia che si è svolta nella sala gonfalone di Palazzo del Pegaso. Il miglior progetto di ogni sezione riceverà un premio da 15.000 euro mentre 5.000 euro andranno ai secondi classificati. Di 5.000 euro anche il premio speciale Giovani. Ogni anno ci accorgiamo di quanto la Toscana non sia soltanto terra di arte, di cultura, di bellezza, ma sia soprattutto anche una terra di ingegno e tante realtà ci presentano le loro proposte e tante di loro hanno la capacità di stare sul mercato e di trasformare questa innovazione per, costruendo lavoro sul nostro territorio, costruendo valore per il nostro territorio. Allora vogliamo mandare un messaggio: che noi siamo al loro fianco, che le sosteniamo e che ogni idea innovativa vedrà nel Consiglio regionale un luogo fertile dove poter crescere. Ovviamente questi premi sono fondamentali e indispensabili per cercare di stimolare un'idea, un qualcosa che può venire fuori, che poi, ripeto, ogni azienda è legata e nasce da un'idea, no? non c'è cosa diversa da questo. No? Poi tra l'altro ho visto i progetti, sono tutti progetti legati alla sostenibilità, legati all'agricoltura di precisione, legati all'intelligenza artificiale. E questo fa ben sperare in futuro, perché questo qui è chiaramente fa parte anche dei 17 obiettivi dell'ONU no? che noi chiaramente all'interno delle nostre aziende bisogna cercare di arrivarci il prima possibile. Però dovrebbe essere sopportato dalla politica di non creare ovviamente mercati uguali per tutti ma regole diverse. Questa cerimonia oggi è quella di proclamazione e presentazione ufficiale dei vincitori con dei progetti davvero molto importanti all'avanguardia. Che sicuramente si innesta in un momento molto complicato per il momento storico, per le tensioni geopolitiche, per il quadro economico pieni di incertezza, ma ci restituisce un'immagine molto positiva. Un'immagine che è quella di aziende di successo che in Toscana riescono a collegare l'innovazione tecnologica con la sostenibilità ambientale e sociale, a puntare sulla parità di genere, sul welfare, a investire su quelle che sono le tecnologie d'avanguardia, raccogliendo quelli che sono i fabbisogni emergenti e posizionandosi su quelle che sono le traiettorie di sviluppo. Per il benessere e lo sviluppo di questa regione, e quindi il premio per noi continua a essere sicuramente un'iniziativa sulla quale continuare a investire con il sistema industriale e il sistema istituzionale. Devo dire che è stato un compito, eh, il nostro, dei, dei giudici, eh, molto difficile. Eh, abbiamo esaminato ben 41 progetti, eh, tutti di livello elevatissimo, sia in termini qualitativi che come livello proprio di ingegno. Eh, Elemento che eh, ci ha reso veramente ehm, entusiasti da, di, di quello che abbiamo letto, di quello che abbiamo eh, studiato da, eh, leggendo questi progetti, eh, perché ancora una volta abbiamo avuto la conferma che le aziende italiane e toscane in particolare sono capaci di fare eh, innovazione eh, a un livello altissimo. Un riconoscimento importante per delle eccellenze toscane, una ottima intuizione del presidente Antonio Mazzeo, dell'ufficio di presidenza, un'intuizione che oggi consente alle migliori eccellenze di misurarsi, di essere premiate, ma a ciascuno di noi di promuovere queste eccellenze nel mondo e di creare relazioni anche di natura economica. L'esperienza della Silicon Valley e della relazione con le quali le migliori start-up toscane eh, si sono relazionate, è la dimostrazione di una grande opportunità, un'opportunità che si è concretizzata non soltanto in relazioni di carattere economico verso l'America, ma anche dall'America verso l'Italia e la Toscana. E questo lo dimostra il fatto che già a gennaio una prima azienda si insiederà in Toscana e questo credo che sia uno degli elementi più positivi del nostro lavoro come Ufficio di Presidenza di questo periodo. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per averci seguito. Appuntamento alla prossima puntata di Toscana Parlamento.